purtroppo in questi giorni c'è sempre un tempaccio, quindi la luce è quella che è. Tra l'altro sta anche piovendo copiosamente, è favoloso. Ieri è uscito finalmente un progetto al quale ho collaborato. Sono veramente troppo contenta perché è venuto fuori un lavoro veramente molto molto ricco e vario. E soprattutto le persone che ci hanno lavorato hanno molto talento, sono preparatissime. Io forse sono quella un po', un po' l'outsider fra tutte. Però dai, diciamo che sono veramente molto contenta del lavoro finale. Si tratta di una fanzine dedicata tutta al Giappone. Si chiama Kotodama, ha un'uscita trimestrale, completamente gratuita. Ogni numero è dedicato a un tema e il numero di lancio è sul femminismo. All'interno ci sono contributi di persone diverse, in modo da avere un quadro, non dico completo, però molto vario sul Giappone. Quindi vengono analizzati, presi in considerazione diversi aspetti, dalla letteratura al cibo, c'è della poesia, dei racconti di vita quotidiana, ci sono delle traduzioni, c'è anche, come vi dicevo, un mio articolo dedicato al manga, al fumetto giapponese, chiaramente, di che cos'altro potevo mai parlare in una fanzine di questo tipo. Insomma, ci sono tanti contenuti diversi, come vi dicevo. Io vi lascio qua sotto in descrizione il link per sfogliare la fanzine, come vi dicevo è completamente gratuita. Se vorrete poi darci un feedback, io ne sarei veramente molto molto contenta e sono troppo curiosa di sapere che cosa ne pensate di questo progetto. Detto questo, oggi mi sento anche molto vanitosa perché sto sperimentando con il regalo di Mikulash che è arrivato in anticipo. I miei genitori, per Mikulash, che è una festa diciamo tipica ungherese, il 6 dicembre si festeggia un piccolo Natale in anticipo, e mi hanno fatto un regalo enorme e non ve l'ho fatto vedere nello scorso vlog perché mi sono un po' emozionata, perché non mi aspettavo un regalo così grosso. In realtà non mi aspettavo nessun regalo dei miei, quindi è stata una bellissima sorpresa ed è un momento che ho voluto tenere un po' per me per un po' di tempo. Comunque, come si potrà capire da questi favolosi capelli, che non ho mai fatto dei capelli così favolosi in vita mia, mi hanno regalato la piastra GHD Gold. Ovviamente io sono ancora incapace, questa è la seconda volta che provo a farli e già mi piacciono molto. Devo affinare un po' la tecnica perché non sono abituata a tenere la piastra a testa in giù, per me è un po' al contrario, quindi devo fare un po' di allenamento col polso, però devo dire che nonostante siano imperfetti mi piacciono un botto e quindi ne sto approfittando, sto facendo un sacco di foto, mi sto cambiando e facendo diverse foto per approfittarne, perché chissà quando avrò altri capelli così belli. Faccio vedere un po' di arrivi belli, innanzitutto questi tre segnalibri che ha realizzato per me una ragazza su Instagram, poi in descrizione vi metto il suo profilo visto che ha aperto delle commissioni. Questo è ispirato alla Cibi, gli altri due ovviamente a Your Name, sono dei segnalibri plastificati e dietro hanno anche delle citazioni da Your Name e poi un'altra citazione ovviamente sui gatti. È arrivato questa mattina un pacco da Bao, è sempre Natale quando arriva un pacco Bao, c'è il numero 2 di Princess Maison, sapete che ho adorato il primo numero. Si concentra su una donna alla ricerca della casa dei suoi sogni, se si intravede un po' qualche indizio di questo tema in copertina, molto molto carino. Poi ci sono due bellissime novità, tra l'altro da notare che il pacco era completamente in palette, cioè i colori sono veramente simili, soprattutto questi due sembrano complementari. Ero curiosissima di leggere questo bel mattoncino che è uno space fantasy. È un fumetto quindi ambientato nello spazio che affronta però anche delle tematiche diciamo molto quotidiane da tutti i giorni, come la famiglia che ti crei, che trovi, e gli amori invece che perdi. Queste sono un po' le premesse, io sono curiosissima. Lo volevo già recuperare in realtà tipo l'anno scorso in inglese, poi appena ho scoperto che sarebbe stato pubblicato in italiano ho voluto attendere, e poi finalmente è uscita L'età dell'oro volume 2. Io ero andata a vedere gli autori a Bologna un sacco di tempo fa e tra l'altro ero arrivata un pelino in ritardo all'evento, e fortuna che sono riuscita ad entrare perché c'era tantissima gente. Sono veramente molto amati come autori. Spero di non fare spoiler, volevo farvi vedere qualche tavola perché purtroppo il primo volume ce l'ho ancora a casa dei miei. Sì, è wow, che bello, molto nataloso, adoro, no che bello. Io ho amato tantissimo i disegni del primo,
Forse dovrei rispolverare un po', la storia, però sono veramente molto molto curiosa. Il primo volume, se non erro, parlava di una principessa che per un intrigo di corte era stata cacciata da palazzo in seguito alla morte del padre e affronta un'avventura, un percorso accompagnata da due cavalieri. Da una parte quindi c'è la storia, diciamo, personale di crescita, l'avventura della principessa, ma dall'altra anche le dinamiche delle persone comuni, ecco, del popolo che inizia un po' a ribellarsi. Ho provato a seguire il consiglio di mia sorella, ovvero legarmi i capelli in una coda alta, anche se non ho fatto una vera e propria coda, lasciando davanti due ciuffetti. Questo perché io detesto vedermi coi capelli legati con la coda perché ho i capelli molto sottili, molto fini e sembro pelata, cioè non mi piaccio proprio con la coda perché da davanti sembro veramente senza capelli. Questo metodo mi piace, dovrò provare se anche senza i capelli mossi mi vedo meno, ma per ora mi piace, devo dire. Poi almeno ho sperimentato di nuovo un po' con la piastra, devo farci la mano. Adesso sono un tantino in relax, anche se questo weekend ho tantissime cose da fare, dovrei anche fare le grandi pulizie in casa. Però domani è Mikuláš, quindi voglio prendermela anche un po' con calma. Sarò da sola qua a casa, però ho intenzione di videochiamare i miei e di assisterli nella preparazione del loro albero di Natale, le varie decorazioni. Non vedo davvero l'ora.